Sono tentato questa sera di non leggervi più le parole di Luigi Giussani perché mettono in crisi, ma fanno riflettere. Ma io ho appreso nella mia vita, mi è stato insegnato nella mia vita, che quando le cose ti mettono in crisi vuol dire che devi scavare dentro e vuol dire che devi sottoporti, tra virgolette, a questa tortura del bene, perché l'amore delle volte ti deve torturare per farti essere autentico. Allora voglio ancora dire qualcosa, prendendo qualche piccola ancora chicca da Il miracolo del cambiamento, questo testo di Luigi Giussani, approfondendo ancora il rapporto tra stupore, conoscenza e fede. Ieri abbiamo visto come i bambini sono e possono essere il modello di come aderire alla fede, di come vivere la fede. Uno non aderisce alla fede perché gli è tutto chiaro. Ho già detto che Maria, la donna dello stupore per eccellenza, la donna che si è fatta abbagliare dalla bellezza di questo Dio che in lei si faceva Emanuele, Maria ha detto il suo sì, certamente con convinzione, ma nella sua ragione vi erano tanti dubbi, tante perplessità, tante paure. Eppure lei ha detto sì, ma ha posto il problema. Come sarà possibile tutto questo? Io non conosco uomo. Questo interrogativo di Maria non si limita soltanto al fatto che lei era vergine. No, da questo allarga gli orizzonti, ma anche alla paura, al tremore, dice Paul Ricoeur, al tremore che le fa, che fa pensare a Maria il futuro, com'è possibile che Dio si serva di me e che io possa essere la madre dell'Emanuele, del Dio fatto uomo, com'è possibile che gli aveva pensato a me, ma io non sono niente, non sono nessuno. Di là poi esplode il canto della bellezza, il Magnificat. Il Magnificat da dove è nato, se non da questo stupore di Maria? E grazie al suo stupore che Maria poi ha conosciuto giorno per giorno, vivendo questo mistero inconcepibile dell'incarnazione e il mistero della scelta che Yahweh ha avuto per lei, che ha fatto su di lei. Ecco, Maria deve diventare il modello di quei bambini a cui il Signore ci invita da grandi ad essere come quei bambini, ad avere quella stessa fede, una fede che ha fiducia, una fede che si stupisce ma che si fa prendere dalla bellezza, vincendo così tutti i preconcetti che vi sono nel cuore dell'uomo. Ci vediamo domani, Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!